Natura incontaminata, parchi meravigliosi e una moltitudine di beni artistici, storici e archeologici. Questo e molto altro è ciò che l'Abruzzo porta in vetrina alla 59esima edizione di TTG Travel Experience, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, inaugurata ieri nel quartiere fieristico di Rimini e in programma fino a domani, venerdì 14 ottobre. Anche questa occasione, come altre iniziative di promozione territoriale, vede affiancate la Regione Abruzzo, le Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d'Italia, l'Aquila Teramo, nel coordinamento di uno spazio espositivo di 108 metri quadrati allestiti all'interno del padiglione A3 stand 115-126, che ospiterà numerosi coespositori selezionati insieme al sistema camerale, tra i quali 8 DMC, 2 consorzi turistici e 12 operatori del settore in forma singola e associata, offrendo postazioni personalizzate dove gestire in comodità e autonomia gli appuntamenti B2B durante i 3 giorni di lavori. All'appello anche i rappresentanti dei parchi nazionali e regionali, che promuoveranno le unicità delle aree protette, patrimoni incommensurabili dell'umanità per la loro elevata geodiversità. Al TG8 parla Daniele Damario, assessore regionale al turismo. L'Abruzzo ha tanto da offrire a chi vuole fare una vacanza attiva, una vacanza all'aria aperta, una vacanza dedicata alla cultura, al mare, alla montagna, ai borghi, all'enogastronomia. Sicuramente la regione Abruzzo è una regione ancora poco conosciuta, ma che offre tanto a chi oggi, quando va in vacanza, non vuole solo vedere ma vuole fare. Quindi piste ciclabili bellissime lungo la costa, sulle aree interne, in montagna, borghi incantati, ricchi di storia e di cultura, 3 parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette. È evidente che dopo il Covid la tendenza dei turisti rispetto alle mete da raggiungere sono cambiate. Prima era un'esigenza di frequentare aree poco antropizzate, adesso è diventata un'esigenza di vita, perché insomma rilassarsi dopo lo stress all'aria aperta facendo sport oramai è un'esigenza di tutti i turisti di tutto il mondo. Nella programmazione regionale abbiamo pensato anche alle aree sosta camper, tra virgolette, ne abbiamo censite ben 98, più altre 19 ne abbiamo finanziate con un'ultima delibera di giunta, quindi tanta attenzione a questo comparto turistico che ha numeri sempre crescenti e che comunque ben si prestano a un territorio interno come quello abruzzese, ricco di tante bellezze.